Un vasto incendio ha interessato il Parco della Marinella, a ridosso di Via Marina e nelle vicinanze dell'ospedale Loreto Mare a Napoli. Un enorme cumulo di copertoni di auto ha preso fuoco nelle prime ore del mattino ed i vigili del fuoco, allertati dagli abitanti del posto, hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. Un odore acre ha raggiunto i quartieri vicini, le scuole e lo stesso ospedale, provocando non pochi disagi. Il Parco della Marinella è un'area di 36.000 metri quadri, abbandonata da circa 17 anni, la quale, secondo il progetto del 97, dovrebbe essere trasformata in un parco verde. Dopo anni, l'area in disuso è diventata oggi meta di rom e di tossicodipendenti. I fondi previsti per la realizzazione del parco sono stati impiegati in tutto questo tempo per le recinzioni ed alcuni lavori fognari. Le cause dell'accaduto sono da accertare, ma sin da subito si è evinta la natura dolosa dell'incendio, date le continue proteste degli abitanti vicini, i quali chiedono maggiore controllo e vicinanza.